Lo sapete che quando vi recate al supermercato, felici e spensierati, potreste essere vittime di una truffa? Fate molta attenzione ai raggiri che ci sono in questi giorni. L'esempio che stiamo per fare è relativo a quanto accaduto in una zona di Roma dove, per più giorni, alcuni delinquenti hanno messo in atto delle truffe all'interno dei parcheggi di alcuni supermercati. Le persone in questione prendono di mira i clienti del negozio, i quali solitamente parcheggiano la propria auto nel parcheggio riservato. Si avvicinano e con una scusa prendono un mazzo di chiavi, chiedendo all'interessato se le chiavi per terra appartengano a lui. Ovviamente sono stati proprio loro a posizionarle per terra in un primo momento. In quel frangente la persona si abbassa per guardare le chiavi, ed è proprio in quella frazione di secondo che il malvivente apre la macchina, rubando la spesa o gli effetti personali della vittima. Secondo le forze dell'ordine, questo tipo di truffa sta comportando molti danni, tanto che sempre più persone hanno lamentato queste dinamiche all'interno dei parcheggi dei supermercati. Pare inoltre che i delinquenti agiscano praticando il gioco di squadra, in quanto uno di loro distrae la vittima, mentre gli altri portano a termine il furto. Diverse persone sono state colpite dalla truffa del supermercato, ma, nella maggior parte dei casi, sono state le donne e gli anziani a cadere nel tranello dei delinquenti. Questo perché chi va a fare la spesa da solo è sicuramente più vulnerabile di chi si reca al supermercato con un'altra persona. La polizia ha svolto delle indagini, le quali hanno contribuito ad individuare, in una banda sudamericana, i truffatori in questione. Ovviamente questo tipo di truffa è diffusa in tutta Italia, motivo per cui bisogna prestare moltissima attenzione e soprattutto non abbassare mai la guardia. Si raccomanda quindi di non rivolgere la parola a persone che non si conoscono e soprattutto non perdere mai di vista i propri averi personali, come portafogli, borse, marsupi eccetera. È altresì importante chiudere subito la macchina quando si è finito di riporre la spesa nel bagagliaio, in modo che nessuno possa aprire lo sportello quando il guidatore non se lo aspetta. Se invece si dovesse verificare un episodio simile, è molto importante contattare subito le forze dell'ordine e informare il supermercato presso il quale è avvenuto il disguido. Solo in questo modo sarà possibile intervenire e cercare una soluzione per fermare i truffatori. Eravate a conoscenza dell'esistenza di questa nuova truffa che danneggia i clienti dei supermercati quando questi si trovano all'interno del parcheggio? A voi i commenti! Metti mi piace e iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti. Seguici anche su Telegram per ricevere le notifiche in tempo reale. Trovi il link in descrizione.